Ciao a tutti amici di Funweek, ben ritrovati. Torniamo di nuovo su Facebook. Oggi ci sono stati un sacco di problemi tecnici, bene sì, e quindi la mia maglietta è appropriata, Peace and Love è quello che mi serve oggi. E quindi io do il benvenuto a tutti quanti voi che vi siete connessi e niente, oggi parleremo di alimentazione. Parleremo di alimentazione e lo faremo con un'addetta ai lavori. Giulia Mecozzi è una nutrizionista, ma non è una nutrizionista qualunque. Io non posso dirvi i nomi perché non li dirò mai, ma lei ha seguito tantissimi attori super famosi nelle loro trasformazioni anche cinematografiche. Quindi non vi posso dire però i nomi, rimarrà la curiosità, ma con lei parleremo di alimentazione in questo periodo di quarantena, come dobbiamo fare a mantenerci per benino. E quindi bando alle ciance, visto che abbiamo avuto tutti i nostri bravi ritardi tecnici, io vado direttamente in collegamento con Giulia, che è già pronta qui con me. Ciao Giulia! Ciao a tutti, ciao Elena. Ciao, grazie per Ciao, aver ciao. accettato il nostro invito. Oggi, appunto, la tecnologia niente, mi rena Grazie a te. contro. Senti Giulia, tu appunto nutrizionista, hai seguito tantissimi attori importanti e noi però adesso vogliamo quindi chiederti, no? In questo periodo di quarantena, come possiamo fare a prepararci alla prova costume nella speranza che la prova costume ci sia, ovviamente, insomma. Certo, intanto lo speriamo vivamente. Intanto voglio dire, i terrazzi in questo momento sono un'ottima pre-prova costume. Sì. Comunque, la cosa, diciamo, importante di questo momento, in realtà la cosa in cui si cade facilmente in questo momento è nella fame nervosa o comunque nel fatto del mangiare tutto il giorno. Quindi è importantissimo in realtà dare un ritmo al corpo e quindi programmarsi forse già da prima, magari anche dal giorno prima o comunque dalla mattina i pasti. Quindi partire chiaramente con una colazione e poi progettarsi il pranzo e la cena, onde evitare di ritrovarsi poi al pranzo e non essersi organizzati e quindi mangiare poi la prima cosa che capita. Diciamo che tu se hai delle domande specifiche, dimmi pure. Diciamo che una cosa sulla quale lavoro con grande insistenza è la colazione, perché dalla colazione, se io la rendo il pasto più abbondante della giornata, in realtà io riesco già dalla colazione a silenziare i segnali della fame. E voi capite che in questo momento in cui magari siamo a casa e rischiamo invece di mangiare tutto il giorno, il fatto di mangiare a colazione, di fare un buon pasto e quindi dare un buon ritmo e di silenziare i segnali della fame fin dalla colazione diventa molto importante. Quindi una Quindi colazione come potrebbe essere, quindi per farla giusta? come deve essere fatta con la colazione? Intanto dentro casa, visto che siamo chiusi dentro casa, sarebbe buono non comprarsi cibi confezionati. Quindi la colazione deve essere preparata. Deve essere preparata magari con un frutto, il pane integrale, magari il miele, magari la marmellata e poi aggiungerci delle noci o delle mandorle. O per chi vuole, per i più, diciamo, coraggiosi o per chi preferisce la colazione salata, anche il pane integrale, farsi due uova ogni tanto, oppure il pane con l'avocado e il limone e magari metterci anche qualche noce accanto, sono delle ottime combinazioni per andare a silenziare l'appetito per tutto il giorno, per stimolare il metabolismo in questo momento che siamo fermi e per dare appunto una buona attivazione metabolica che ci servirà per tutta la giornata. Ecco, Quindi questo. quindi fondamentale partire bene alla fin fine, quindi. Assolutamente, diciamo che se facciamo bene la colazione facciamo veramente metà dell'opera. Un mio consiglio spudorato è quello di non mangiare, cercare in questo momento di non mangiare mai carboidrati da soli, perché Ecco. i carboidrati da soli fanno continuamente, ripetutamente venire fame, quindi magari mangio un crackers dopo mezz'ora, mi mangio un biscotto dopo mezz'ora, mi mangio una caramella dopo mezz'ora e questi continui e ripetuti picchi glicemici, oltre a farmi mangiare tutto il giorno, in realtà
realtà sul dimagrimento non hanno effettivamente un buon effetto e nemmeno a livello infiammatorio di tutto l'organismo, perché ogni picco glicemico crea una risposta infiammatoria e quindi sarebbe il caso di non prendere mai carboidrati da solo. Quindi se proprio proprio voglio fare uno spuntino a metà mattina, se mi prendo una mela e delle mandorle o se mi prendo magari una centrifuga, una spremuta, visto che sono a casa e ho molto tempo per prepararmelo, è la cosa più opportuna da fare. Ma Giulia, quindi in realtà, infatti una domanda che ti avrei fatto era riguardante ai carboidrati, se vanno effettivamente evitati nel complesso oppure se invece appunto vanno No, bilanciati in un modo assolutamente giusto. no, cioè i carboidrati sono la nostra prima fonte di energia, quindi guai a eliminarli. Però chiaramente se mangiamo tutto il giorno pane, pizza, pasta, pane, pizza, non facciamo una buona cosa. Oltre alla pasta c'è il farro, c'è il riso, Certo. ogni tanto le patate, quindi variare il carboidrato, Ecco. quindi di non mangiare la pasta tutti i giorni, di non mangiare il pane tutti i giorni, ma cercare di portare una varietà anche tra tutti i carboidrati. Ed è vera questa cosa, ad esempio, ho un amico che segue una dieta e gli hanno consigliato, lui la deve fare in realtà bassa di proteine, ma gli hanno consigliato che se mangia la pizza, ad esempio, di accompagnarla con dell'insalata per abbassare un pochino l'effetto appunto del picco glicemico Della che potrebbe glicemia dare. È probabilmente, corretta? perché cioè, allora dipende con quale scopo. Diciamo che la pizza tendenzialmente sarebbe meglio mangiarla a pranzo, quindi adesso che possiamo, visto insomma che abbiamo l'occasione, sarebbe meglio mangiarla a pranzo e sarebbe meglio proprio perché è un carboidrato, anche se effettivamente ha il pomodoro, ha la mozzarella, abbinarla effettivamente a un'insalata permette di regolare meglio appunto la risposta glicemica e Ecco. quindi in modo da gestire meglio quel pasto, insomma Ecco. l'organismo riesce a gestirlo meglio, il corpo reagisce in modo più adeguato senza scatenare appunto troppe molecole infiammatorie. Vorrei invece un attimo farti una domanda sui luoghi comuni. Intanto saluto tutti gli utenti che si sono connessi. Se avete domande, siamo in collegamento con Giulia Mecozzi, nutrizionista, che vanta, insomma, tra i clienti tantissimi attori, li ha seguiti proprio su anche per preparazioni cinematografiche. Quindi, se avete qualche curiosità, parliamo di alimentazione in questo periodo molto difficile. Giulia, bisogna mangiare solo ai pasti, bisogna mangiare in maniera costante, bisogna fare 5 pasti al giorno. Ci sono tante, no, informazioni che arrivano, poi insomma navigando in internet se ne trova di ogni. Qual è appunto, abbiamo detto partire con una buona colazione, ma poi qual è il ritmo giusto da tenere in questi giorni? Allora, per me, almeno secondo il mio modo di vedere, il giusto modo è di fare tre pasti, solo tre pasti, quindi fare una colazione, un pranzo e una cena. Lo spuntino lo posso fare se proprio proprio sento una gran fame. Questo in realtà non dovrebbe succedere se io ho fatto una buona colazione, perché se ho fatto una buona colazione in realtà io il senso di fame lo sentirò più o meno all'ora di pranzo. Però appunto tra un pasto e l'altro frutta e verdura cruda sono concessi. Io credo che i pasti nella giornata debbano essere tre, dove la colazione deve essere il pasto maggiormente rappresentato in termini energetico e la cena il pasto invece più leggero, proprio perché vado verso il raccoglimento e il mio corpo la sera è più predisposto all'accumulo. Ed essendo più predisposto all'accumulo, io devo introdurre meno energia. Facendo, diciamo, un esempio, se io introduco in una giornata più o meno 2000 kcal e le mangio, per esempio, tutte a colazione, io dimagrisco, se le mangio tutte a cena vado ad ingrassare. Quindi non è solo importante il quantitativo energetico nel corso di tutta la giornata, ma appunto parlando di ritmo è molto importante quando io vado a inserire questi alimenti. Senti, Quindi chiedono, ci sono degli utenti che chiedono quanto vino si può bere al pasto. al pasto, al giorno, ok, diciamo che
Non c'è una regola precisa. Io quello che consiglio è che nessuna azione andrebbe ripetuta ogni giorno. Quindi un giorno mi posso bere un bicchiere, magari se il giorno dopo mi va ne bevo magari anche due, però magari sarebbe buono poi per 3-4 giorni non bere niente. Quindi non c'è una regola a dire al giorno posso bere un bicchiere di vino. Credo che la cosa importante sia quella di non ripetere un'azione a tutti i pasti e tutti i giorni, perché altrimenti il corpo in qualche modo va in accumulo. Ecco. Quindi, amici che state prendendo la scusa della quarantena per diventare dei finti sommelier, sappiate che state sbagliando, non va fatto. Fatelo in modo moderato, quantomeno non fatelo tutti i giorni, prendetevi delle pause. E se uno fa birra un giorno e vino il giorno dopo? No, la stessa cosa, sempre alcol. Ma ci sono scuse, lo so, cerchiamo di darci tutte le scuse possibili. Voglio dire, prima dicevamo che non avevamo mai tempo, ma abbiamo il tempo, possiamo metterci a cucinare, adesso è perché stiamo sempre a casa. Secondo me basta con tutte queste scuse e sfruttiamo al massimo questo momento. Senti Giulia, ma invece l'acqua è sempre una cosa importante, ovviamente, che dobbiamo non Sì, dimenticarci, ovvio. no? Di Sì, introdurre. l'acqua va bene, io preferisco consigliarla tra un pasto e l'altro, perché tendenzialmente chi ha problemi di digestione, chi ha problemi gastrici, così bere durante i pasti potrebbe essere controindicato, è meglio mangiare tra un pasto e l'altro. E Ecco, mangiare, bere. scusate, bere tra un pasto e l'altro. Senti, ma ci stiamo per salutare perché appunto so che tu sei ancora attivo, ovviamente non è che hai abbandonato i tuoi pazienti nel periodo della quarantena, li stai Sì, sono continuando. attiva, per fortuna hanno risposto tutti molto bene e sto facendo le consulenze via Skype. E infatti è proprio questo che volevo sapere. Quindi tu fai sedute via Skype e quindi uno volendo, se ti cercasse, ti contattasse ed entrasse a far parte del tuo, insomma, del tuo pacchetto, tu li segui anche durante la quarantena, non li abbandoni mai. Sì, assolutamente. Diciamo che poi in questo momento le persone hanno anche più bisogno e poi devo confessarti che le persone mi hanno manifestato un sacco di propositi buoni e di ottimi risultati. Quindi veramente li ringrazio tutti perché stanno veramente dando da fare in questo momento. Quindi Quindi è veramente una bella occasione. hai già avuto delle risposte, effettivamente ormai è quasi cosa, 10 giorni che siamo tutti bloccati, quindi si stanno Sì, diciamo io comportando sono a bene. casa da una settimana intera, sì, all'ottavo giorno, al nono giorno, oggi non ci capisco niente, non so nemmeno più che giorno sia oggi, francamente. L'ultimissima domanda, perché hanno scritto ancora, l'argomento interessa molto, ovviamente come puoi immaginare, una ragazza scrive, io uso il sito Melarossa perché ci sono poi tantissime applicazioni di queste che ti consigliano di seguire, no, il peso Sì, e lo guardo in l'alimentazione. realtà anch'io, lo guardo a volte per prendere qualche spunto di ricetta, è un Perché buon, lo trovo fatto bene. le hanno consigliato di fare lo spuntino anche dopo cena e quindi arriva a 6 pasti. Forse dice sono troppi? Oddio, non so chi abbia consigliato di fare lo spuntino Mela dopo cena, Rossa io. sempre, il sito. Lei si vede ha fatto Ah, tutto un ok. programmino con. Non lo so, questa cosa non l'ho letta, io non posso, io sono d'accordo con questa cosa, perché dobbiamo pensare che ogni volta che noi mangiamo qualcosa il corpo mette in moto un mega meccanismo digestivo, non è che se lo metto in bocca digerisco e viene assorbito, vengono immessi in moto tutti gli organi e quindi metterlo in moto troppe volte durante il giorno il corpo rischia anche di esaurirsi, poi dipende, non ho letto questo articolo e quindi non so che cosa consigli di mangiare dopo cena. Però io tendenzialmente dopo cena non faccio mangiare nemmeno la frutta, sono un po' più severa in Ecco, questo. Sono ecco. molto permissiva fino a pranzo, però poi da pranzo in poi, da metà pomeriggio in poi sono un po' più, diciamo, severa, perché Severa. poi paga, diciamo. Certo. Giulia, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con me. Ricordo a tutti gli utenti di Fan Week, a tutti gli amici che si sono collegati, che al telefono con me era Giulia Mecozzi, nutrizionista che ci ha dato un sacco di dritte, diciamocelo, ecco, per rimanere in forma. Esatto, sì, di dritte per questo momento, per sopravvivere bene, anzi, per fare un'ottima cosa in questo momento. Giulia, mi sa che ci risentiremo comunque perché di domande ne stanno nascendo tante.
Va bene, va benissimo. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a te, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Allora, amici, inutile, inutile proprio scampare a questa cosa. Ci abbiamo provato. Io pensavo quando mi ha detto il vino, non ripetere le azioni, pensavo, vabbè, un giorno faccio vino, un giorno faccio birra, il giorno dopo faccio, che ne so, un superalcolico. No, quelli mai, fanno malissimo. Niente, ha detto, non funziona così, birra, vino è la stessa identica cosa, non ci fregate neanche con lo champagnino, spumantino o quel che è. Insomma, rimanere in forma è possibile, essere ligi e bravi durante questo periodo di quarantena è possibilissimo. Giulia ci ha dato tanti consigli, il pasto fondamentale alla fine continua ad essere quello della colazione, come un po' dicevano anche le nostre mamme, le nostre nonne che dicevano sempre fai colazione, non andare via senza far colazione. Beh, ragazzi, questa era la puntata di oggi, abbiamo parlato di cibo, di nutrizione, di come fare appunto a volersi bene in questi giorni di quarantena e come prepararsi alla prova costume, perché sicuramente arriverà questa prova costume, noi siamo fiduciosi, ma soprattutto possiamo sempre sfruttare i balconi e i giardini, perché insomma il sole c'è, stamattina era bello calduccino e si stava anche bene. Per cui fate un pochino voi. Allora, qui mi dicono che quindi ora come faccio il ciambellone appena sfornato? Che ci fai col ciambellone appena sfornato, Francesca? Lo puoi forse mangiare domani mattina a colazione? Un pezzettino? Devi essere moderata, essere moderati, ricordatevi di bere, ricordatevi di non eccedere nel niente, nel cibo, quello insomma un po' più finto. E poi il ciambellone è fatto da te, è fatto in casa, è sicuramente più salutare, comunque sicuramente farà meno male rispetto a quelli comprati al supermercato. Hai messo in frigo due birre, ecco, è un problema se hai messo in frigo le due birre, bevile oggi e poi basta per 3-4 giorni. Amici, grazie di tutto, ci sentiamo domani, speriamo di essere online su YouTube. Quest'oggi l'ho detto, la tecnologia mi ha remato contro, ebbene sì, si sta ribellando, quindi peace and love a tutti è il messaggio che posso dare. Baci da Elena, a domani, sempre alle 3. Ciao!